Piero Fassino pensa che su Alitalia il governo abbia avviato una politica del lavoro che tende a cancellare in qualche modo la concertazione con le parti sociali. Ma direi che sull'Alitalia soprattutto quello che colpisce è l'assoluta arroganza mista alla superficialità. Si è gestito questo dossier nel modo peggiore. Si era costruita una soluzione che era l'integrazione di Alitalia nel grande gruppo Air France KLM, che era la soluzione che avrebbe consentito alla compagnia di vivere col proprio marchio, con le proprie linee, con una politica di sviluppo. L'Italia sarebbe diventata, attraverso la partecipazione nel grande gruppo, azionista della più grande compagnia mondiale. Tutto questo è stato fatto saltare per ragioni puramente elettorali, prefigurando una cordata di imprenditori italiani pronta immediatamente a rilevare. Si è visto che le cose non erano così, la cordata ci sono voluti 4 mesi per metterla in piedi, la trattativa è complicatissima, le prospettive della compagnia sono precarie e oggi siamo a rischio di un fallimento e di una chiusura. Quindi mi pare che tutto questo dimostri che siamo di fronte davvero a dilettanti allo sbaraglio, e io credo che questo vada denunciato. Al tempo stesso, siccome è in gioco il lavoro di 20.000 persone e il destino di una grande compagnia, dobbiamo lavorare in queste ore per fare in modo che una soluzione si arrivi. Una domanda di politica estera: cosa è chiamata a fare oggi l'Unione Europea per risolvere la drammatica situazione nel Caucaso? L'Unione Europea ha già agito nel Caucaso, intanto ottenendo che si arrestasse il conflitto armato. Adesso si tratta di trasformare una fragile tregua in una pace vera, condivisa, e l'Unione Europea deve, come dire, promuovere, assistere, accompagnare un negoziato tra le parti in causa per arrivare a una soluzione che sia discussa, negoziata ed, essendo condivisa, sia stabile. L'Unione Europea lo può fare anche perché in questo momento è forse il soggetto internazionale che più ha questa possibilità, non certo gli Stati Uniti, che sono in fine di presidenza alla vigilia di un'elezione presidenziale nuova, non certo la Russia, che non solo è parte del conflitto ma semmai ha bisogno dell'Europa per uscire da una condizione di autosufficienza molto rischiosa per la Russia e per la comunità internazionale. Direi che anche in grandi paesi emergenti, dall'India alla Cina al Brasile, che rivendicano una globalizzazione gestita in modo più condiviso, possono avere nell'Unione Europea un interlocutore essenziale. Naturalmente per fare questo bisogna che l'Unione Europea ne sia consapevole, e spesso colpisce come un'Unione Europea che ha delle grandi opportunità in realtà poi sia insicura e incerta di se stessa. E noi dobbiamo lavorare perché invece l'Europa sia all'altezza delle sfide che ha di fronte. A proposito degli Stati Uniti, teme che una vittoria repubblicana, con quello che sta dichiarando in questi giorni Sarah Palin, possa aprire nuovi orizzonti di guerra fredda? Ma intanto io mi auspico che vinca Barack Obama, perché rappresenterebbe una svolta. McCain rappresenterebbe certamente una linea di maggiore continuità con la gestione Bush, che abbiamo visto è stato fallimentare per gli Stati Uniti e fallimentare per il mondo. C'è bisogno di America, perché l'America è la più grande nazione di questo pianeta, e così come era un'illusione quella di Bush di governare il mondo da solo, non si può pensare al governo del mondo senza gli Stati Uniti. Occorre costruire le condizioni di una strategia multilaterale, multipolare, che coinvolga l'insieme delle nazioni a partire dalle più potenti e le più grandi, Stati Uniti compreso, e costruire insieme, diciamo, una governance globale del mondo. L'ultima domanda: lei l'anno scorso proprio a Bologna chiudeva l'ultima festa dell'unità dei democratici di sinistra, oggi ritorna a distanza di un anno, è emozionato? Ma diciamo, l'emozione era soprattutto quella dell'anno scorso. Quest'anno, diciamo, è certamente l'occasione per fare un bilancio, il bilancio di un anno di lavoro che ci ha visto costruire il Partito Democratico, fondarlo con le primarie a cui hanno partecipato 3 milioni e mezzo di persone, dargli struttura con gli 8.000 circoli che abbiamo fondato, dargli un consenso elettorale largo, anche se non abbiamo vinto le elezioni, naturalmente questo ci rammarica molto, però il Partito Democratico ha raccolto il consenso di 12 milioni di elettori, un terzo del Paese. Adesso si tratta di proseguire questo cammino, mettendo in campo un'opposizione efficace, come stiamo cercando di fare e come si vedrà nella grande manifestazione del 25 ottobre.